Dal 13 settembre in Basilicata inizia ufficialmente l'anno scolastico. Didattica a distanza archiviata, gli studenti di tutti i gradi torneranno in aula in presenza, anche grazie ai buoni risultati della campagna vaccini e dell'obbligo di Green Pass per docenti e personale scolastico. Resta ferma l'indicazione di indossare la mascherina all'interno delle aule, tranne durante l'ora di educazione fisica. È obbligatorio il distanziamento di un metro. Trasporti e copertura delle cattedre per le supplenze tra i principali nodi da sciogliere. Un anno scolastico nuovo caratterizzato dalla ripresa dell'attività didattica in presenza. In questo periodo sono stati attivi i tavoli prefettizi, anche a Matera è stato attivo in questo periodo il tavolo coordinato dal prefetto al quale hanno partecipato gli enti locali, i gestori dei trasporti, la scuola, proprio per raccordare gli orari dei trasporti con gli orari di inizio e termine delle lezioni e al momento nell'ultimo tavolo prefettizio c'è stata una rassicurazione per quanto riguarda i trasporti, in quanto c'è stata un'implementazione della rete dei trasporti e quindi possiamo affermare che al momento non ci saranno particolari problemi. Entro il 31 agosto abbiamo effettuato tutte le nomine in ruolo, tutti i docenti sono stati nominati e così come all'inizio di settembre abbiamo anche provveduto alla nomina delle supplenze. Per la prima volta quest'anno c'è stata una procedura informatizzata messa in atto dal Ministero. Ci sono stati dei problemi iniziali legati all'algoritmo che sono stati poi prontamente risolti dal Ministero. Infatti come ufficio scolastico territoriale abbiamo provveduto proprio l'altro giorno alla nomina di oltre 300 contratti a tempo determinato per i supplenti. Sarà un anno speciale dopo due anni difficili, ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che gli studenti hanno vissuto rinchiusi nelle case e obbligati a seguire le lezioni a distanza a causa della pandemia. Invito tutti, ha sottolineato ancora Bardi, a continuare a rispettare le regole di prevenzione dal contagio, come distanziamento, mascherina e lavaggio frequente delle mani, perché è soprattutto il rispetto delle regole che ci può tutelare dall'esplosione e diffusione di un nuovo contagio.